evidente sia per la Pistoiese che per la Giana Erminio c'è un calo di rendimento e quindi di risultati sul campo. La lunga permanenza della Giana in vetta alla classifica comincia a pesare, così come la lunga rincorsa della Pistoiese. Forse nessuno si sarebbe aspettato che questa 25esima giornata di campionato decretasse addirittura la sconfitta per le prime tre in classifica. La Giana Erminio ha perso 1-0 a Sant'Angelo Lodigiano, la Pistoiese ha perso 2-1 a Forte dei Marmi contro il Real Forte Querceta ed infine il Forlì è stato sconfitto nel sabato per 2-1 dal Corticella. È vero che nulla cambia in classifica, però è anche vero che le giornate a disposizione calano, anche se di punti ce ne sono ancora parecchi, 39. Ma certi segnali non vanno sottovalutati, ad esempio il Sant'Angelo, che si era ben comportato di recente a Pistoia, non merita di certo la posizione in classifica che ha e ha messo sotto una Giana che per la prima volta appare in crisi di risultati ed anche di forma, così come visto a Pistoia nello scontro diretto. Brusca la frenata dei Lombardi che dopo 7 vittorie consecutive, dei 12 punti in palio nelle ultime 4 partite, ne hanno conquistati solo 3. E nonostante tutto, per la Pistoiese è ancora possibile sperare, anche se gli stessi arancioni vengono da 2 pareggi e una sconfitta nelle ultime 3 partite, soprattutto però con 5 gol subiti, fatto che pur mantenendo la difesa meno perforata di tutte, è indice di qualche disagio. La rosa, sia pure rinfoltita negli ultimi acquisti, appare stanca, come evidenziato nel secondo brutto tempo di Forte dei Marmi. Si diceva della sconfitta in attesa giunta contro il Real Forte Querceta per 2-1 dopo essere passata in vantaggio con un gol di Barzotti, il suo settimo in campionato, nel primo tempo, subendo poi la rimonta e il sorpasso nella prima parte della ripresa, non trovando poi le energie sufficienti per recuperare il pari nel finale. Al stadio di Forte dei Marmi, Pistoiese in campo con Urbietis, Biagioni, Viscomi, Davi, Arcuri, Caponi, Meic, Sighinolfi, Andreoli, Di Biase e Barzotti. Un primo tempo di buona intensità e fattura per la Pistoiese che all'ultimo ha dovuto fare a meno anche di Macri, oltre che di Pertica che è stato perso per tutto il campionato per un problema crociato, di Vassallo e di Boccardi. Iniziano bene i locali con un tiro di Bartolini da lunga distanza che impensierisce Urbietis. Si fa vedere la Pistoiese che al quarto d'ora non è fortunata, Andreoli si vede deviare un tiro con palla subito intercettata da Di Biase, la cui botta colpisce però la traversa. Ed è il secondo legno nelle ultime 2 gare, 3 gare per il giovane giocatore passato alla Juventus. Pistoiese in controllo e passa vantaggio grazie all'iniziativa personale di Barzotti, non è la prima volta che si inventa un destro dal limite che non lascia scampo al portiere Raspa. Per Barzotti è il settimo sigillo stagionale, siamo al 22esimo. Ancora Di Biase al tiro, al 28esimo la sfera viene deviata in angolo. A cavallo della mezz'ora, reazione del Real Forte Querceta con 2 sventole alla distanza da parte di Meucci, la prima, e di Rodriguez, la seconda, ma la mira non è delle migliori. Al 34esimo, invece, buona occasione per Masi, che su colpo di testa, su palla calciata da punizione, manda alto di poco sulla traversa di Urbietis. Prima delle chiusure del tempo, altra sventola alla distanza di Bartolini con palla sul fondo. La ripresa vede in campo Real Forte Querceta molto più aggressivo. I versilesi, in serie negativa dei risultati da lungo tempo, spingono alla ricerca del pari. Al 15esimo lo sfiorano dopo una triangolazione Verde, Rodriguez e Tognarelli nel cuore dell'area, tira alto di poco, ma lo stesso Tognarelli non sbaglia un minuto dopo battendo Urbietis a seguito di una palla battuta da Rodriguez su punizione, perfezionata da un colpo di testa di Pegollo ed infine messa sotto la traversa da un altro colpo di testa dello stesso Tognarelli. Primo squillo arancione al 18esimo con un tiro centrale di Meic. Consonni al 26esimo manda in campo Sighinolfi, uno degli ultimi arrivati, lo spagnolo Martin Gomez. Barzotti devia in rete al 27esimo un cross di Meic, ma l'arbitro annulla per posizione di fuorigioco che se c'era era davvero minima. Al 29esimo padrone di casa ribalta un risultato con Verde che già si era dimostrato come uno dei più pericolosi. La palla al limite viene colpita da Verde, respinta da Caponi, ma ancora Verde la recupera e riesce a battere Urbietis con un tiro vincente. La difesa arancione era completamente schierata, 6 giocatori oltre al portiere. La Pistoiese è in difficoltà, Consonni manda in campo forze fresche, entrano al 39esimo Florentine e El Nasri al posto di Arcuri e Meic, ma nonostante i 5 di recupero, la Pistoiese non ha più le forze per riprendere il risultato e così arriva la terza sconfitta stagionale, la seconda per Consonni, che era in striscia positiva da 8 partite. Ora
infrasettimanale importante, il derby molto sentito al Melani contro il Prato, per capire se le batterie sono ancora cariche o meno. Tutto è ancora possibile, ma certi segnali non sono incoraggianti.